Benvenuto nel mio canale YouTube dedicato ai mezzi storici. Ti propongo la quarta puntata della serie relativa alla storia della grintosissima Alfa Romeo Giulia, prodotta in svariate versioni dall'anno 1962 all'anno 1977. Nel corso dell'anno 1964, dopo aver raggiunto il traguardo di circa 22.000 esemplari prodotti, l'Alfa Romeo Giulia 1600 Ti venne sottoposta ad un primo aggiornamento meccanico di una certa rilevanza, consistente nell'adozione dell'impianto frenante costituito da quattro moderni freni a disco, in luogo dei precedenti e ormai sorpassati freni a tamburo, dei sedili anteriori separati anziché a panchetta unica, e della leva del cambio a cloche situata sul tunnel centrale, anziché che al volante, ossia tutte quelle soluzioni già sperimentate con successo sulla versione del riuscito modello ancor più caratterizzata da un punto di vista sportivo e denominata Alfa Romeo Giulia 1600 Ti Super. Nel corso dello stesso periodo l'abitacolo dell'Alfa Romeo Giulia 1600 Ti venne sottoposto a tutta una serie di vari aggiornamenti di dettaglio e fece anche la sua comparsa un diverso cruscotto, dotato di una palpebre contenente strumenti di foggia circolare di notevoli dimensioni, il quale tra l'altro non presentava più i classici stilemi americaneggianti, tipici di quello che equipaggiava la prima versione prodotta. Nel contempo, il volante utilizzato in precedenza, contraddistinto da un disegno parecchio tormentato e non particolarmente felice, venne sostituito da un volante a tre razze, rivestito in materiale plastico nero e caratterizzato da uno stile molto più convenzionale. La carrozzeria della vettura rimase invece sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la presenza di modifiche di minima entità, come per esempio l'adozione di nuove molure posteriori, che si presentavano di foggia diversa rispetto a quelle montate sino ad allora. Il successo commerciale ottenuto dalla prima versione di quello che nel giro di pochissimo tempo, grazie alle sue indubbie qualità, all'epoca era diventato un vero e proprio modello di riferimento nel suo segmento di mercato, fu certamente netto ed indiscutibile, ma ciò non dispensò la casa madre dal mettere in cantiere la progettazione, la costruzione e la successiva commercializzazione delle sue evoluzioni. In ragione di ciò, a partire dall'anno 1965, la popolare Alfa Romeo Giulia 1600 Ti venne affiancata nel listino ufficiale della casa madre da una nuova versione, designata come Alfa Romeo Giulia 1600 Super, che divenne successivamente conosciuta anche con i simpatici appellativi di Alfa Romeo Giulia, Bollo d'Oro, a partire dall'anno 1965 e sino all'anno 1969, e Alfa Romeo Giulia, Biscione, a partire dall'anno 1969 e sino all'anno 1972. Tali soprannomi erano originati dalla presenza dei due grossi fregi distintivi applicati sui montanti posteriori dell'abitacolo, che erano inizialmente una versione dorata del classico scudo contenente il blasone della celebre casa automobilistica milanese, il cui aspetto ricordava appunto quello di un medaglione realizzato in oro, e, successivamente, quella di un fregio smaltato, che raffigurava il famoso biscione verde stilizzato, che da sempre faceva bella mostra di sé nello stesso stemma. Appare poi assolutamente degno di nota il fatto che tale versione della riuscitissima berlina sportiva Alfa Romeo è attualmente tra le più apprezzate e ricercate da un punto di vista collezionistico, in quanto essa, oltre che essere una delle prime evoluzioni prodotte di un modello di successo, era anche contraddistinta dalla presenza di innovazioni meccaniche e stilistiche, nonché di finiture più curate, rispetto agli esemplari prodotti sino ad allora. Anche il cruscotto, che equipaggiava tale versione, simile a quello adottato da qualche tempo sull'Alfa Romeo Giulia 1600 Ti, ma ancor meglio rifinito, ovviamente, non presentava più tutti quegli stilemi americaneggianti, che contraddistinguevano quello montato sulla prima versione dell'Alfa Romeo Giulia prodotta. Anch'esso appariva ora di ispirazione nettamente europea, poiché presentava diverse finiture realizzate in legno, ed inoltre gli strumenti che conteneva erano di foggia circolare, di dimensioni ancora maggiori rispetto a quelli utilizzati sull'Alfa Romeo 1600 Giulia Ti, e contraddistinti da una grafica sportiva, tra l'altro assai gradevole esteticamente. Completamente diversa, e decisamente molto più in linea con lo spirito sportivo che permeava la vettura, era poi la foggia del volante utilizzato su tale versione della popolare berlina Alfa Romeo, in quanto esso si presentava di disegno classico, dotato di tre razze, e poteva essere anche corredato di un'elegante corona in legno.
Ovviamente anche la selleria del riuscito modello era stata sottoposta a delle modifiche, e grazie ad esse ora il suo aspetto appariva assai più moderno, mentre i materiali utilizzati per rivestirla erano di qualità molto migliore rispetto a quelli utilizzati sino ad allora. L'abitacolo della popolare vettura, in precedenza criticato dai vari operatori del settore a causa delle sue rifiniture, che essi giudicavano eccessivamente spartane in rapporto alla categoria alla quale la bella berlina sportiva apparteneva, presentava dunque tutta una serie di miglioramenti, che contribuivano ad accentuare la sensazione di qualità e solidità generale dell'insieme, mentre sulla carrozzeria di tale versione, pressoché analoga a quella della versione prodotta a partire dall'anno 1962, sparirono definitivamente le molure posteriori, e contemporaneamente fecero la loro comparsa dei profili sottoporta cromati. Ovviamente anche il già brillante propulsore della vettura venne fatto oggetto di alcuni aggiornamenti, volti ad incrementare la potenza che esso era in grado di sviluppare, consistenti principalmente nell'adozione di due carburatori doppio corpo orizzontali, che potevano essere indifferentemente due Weber 40 DCOE 4, oppure due Solex 40 PHH-2, entrambi dotati di venturi e dente diametro di 27 mm. Grazie alla nuova tipologia di alimentazione adottata, associata ad alcuni aggiornamenti nella sua messa a punto, il propulsore era in grado di sviluppare una potenza di circa 98 cavalli. In ragione di ciò venne adottato anche un nuovo rapporto al ponte, leggermente più lungo del precedente, sicché l'Alfa Romeo Giulia 1600 Super, testata dalla celebre rivista automobilistica Quattro Ruote, raggiunse senza alcuna difficoltà una velocità corrispondente a circa 178 km/h, dunque una velocità di poco superiore a quella prerogativa della versione, designata come Alfa Romeo Giulia 1600 Ti, ma raggiunta ad un minore regime di giri, condizione che originava un miglioramento del comfort generale della vettura, e si rifletteva positivamente anche sulla curva dei consumi specifici del propulsore. A partire dall'anno 1967 sulla Alfa Romeo Giulia 1600 Super fece la sua comparsa una nuova calandra, completamente diversa da quella utilizzata in precedenza, e sulla quale spiccava la presenza, oltre che del classico scudo centrale, anch'esso leggermente ristilizzato, di cinque molure orizzontali cromate, che partivano dallo stesso per poi andare a morire nei gruppi ottici e ancorate ad una base costituita da una griglia realizzata in materiale plastico nero. Trascorsi circa 4 anni dal suo esordio sul mercato automobilistico dell'epoca, nel corso dell'anno 1969, l'Alfa Romeo Giulia 1600 Super venne sottoposta a tutta una serie di aggiornamenti meccanici, il principale dei quali consisteva nell'adozione di un propulsore avente ovviamente la stessa architettura e caratterizzato dalla stessa cilindrata di quello utilizzato sino ad allora su tale versione, ma ancor più grintoso e quindi in grado di sviluppare una potenza corrispondente a circa 102 cavalli. L'aumento della potenza sviluppata era stato ottenuto mediante l'adozione di due nuovi alberi a canne, aventi un profilo più spinto, e il contemporaneo aumento del diametro, passato dagli originari 27 mm a ben 30 mm, dei tubi venturi dei due carburatori doppio corpo utilizzati per alimentare il brillante motore di albero, che potevano essere indifferentemente i Weber 40 DCOE 27 o i dell'Orto 40 DHL o ancora i Solex C 40 DDH-6. Ovviamente tali migliorie si riflessero positivamente anche sulle prestazioni velocistiche che la vettura era in grado di sviluppare, sicché, rispetto alla versione precedente, diminuiti qualche decimo di secondo il tempo che essa impiegava per oltrepassare la velocità di 100 km/h, mentre la massima punta velocistica che essa era in grado di raggiungere aumentò leggermente, attestandosi sul valore di 185 km/h. Spero che questo video sia stato di tuo gradimento. Se vuoi mettigli un bel mi piace, commentalo, condividilo, iscriviti al mio canale, e aggiungilo ai tuoi preferiti. Ogni settimana pubblicherò non meno di due video, dedicati ai mezzi storici. Arrivederci dunque al prossimo video.